Buonasera, buonasera, buonasera. E intanto buon anno a voi che siete così numerosi anche stasera e a quelli che ci stanno ascoltando da remoto. Ci raggiungerà più tardi il direttore Muscolino. Abbiamo pensato di iniziare il 2023 nel migliore dei modi possibili e sotto un nome tutelare che si chiama Giovanni Lilliu. Da qualche tempo è iniziato un percorso di approfondimento a partire dal seminario che è stato organizzato dalla Fondazione Barumini al 25esimo anno della iscrizione della Sunuragi nei registri dell'UNESCO. Abbiamo proseguito nell'ex Regio Museo con la dedicazione della Sala Grande a lui, che è stato direttore anche del museo nel secondo dopoguerra, proseguendo qui con una lezione di Lorenzo Paolini, che è co-direttore, direttore editoriale dell'Unione Sarda, attraverso una parte di Giovanni Lilliu che non è particolarmente conosciuta, o è vero, era conosciuta nel momento in cui uscivano gli articoli. Io ne ho ricordi tra il 74 e il 75, addirittura un articolo del 75, su cui appunto ritorneremo, e per decenni è stato una sorta di punto di riferimento. Oggi noi, leggendo alcuni di questi articoli, sia nell'edizione che è stata curata da Alberto Moravetti nel 1995 ed edita da Delfino, che con una introduzione di Mario Brigaglia, in cui appunto gli articoli vengono riassunti, messi insieme per sezioni, ma in verità quello che abbiamo cercato di fare in queste settimane con Lorenzo Paolini è quello invece, come facendo un lavoro che è quello che fanno gli archeologi veri, di contestualizzare gli articoli di Lilliu nella terza pagina, così come veniva costruita da Alberto Rodriguez, grande chef che metteva insieme delle cose, a volte degli ossimori letteralmente, a vederli adesso a distanza di tanti anni, e di quella persona così gentile e così urbana che è stata Gianni Filippini, che è venuto a mancare l'altro giorno e che, a dir la verità, io ho interloquito con lui fino alla fine perché gli mandavo le locandine dei dialoghi, no? Sapendo che, come è successo diverse volte, poi li seguiva da remoto. Prima di iniziare la conversazione con Lorenzo Paolini, io chiedo a Cecilia Lilliu, che a nome appunto suo, della mamma e di Caterina, ci dirà alcune cose, perché tutte le cose che noi abbiamo fatto, sia all'interno del museo dedicandogli la sala d'ingresso, sia a Barumini, naturalmente è stato assolutamente condiviso con le ragazze Lilliu. Prego. Grazie. Scusate se leggo, ma insomma, sono parole costruite anche con mia sorella e preferisco essere precisa, poche cose. Con Caterina, oggi assente purtroppo per causa di forza maggiore, con nostra madre Miriam e tutta la famiglia, salutiamo e ringraziamo tutti i presenti in questo nuovo incontro dedicato alla memoria di nostro padre. Babbo, se potesse, sarebbe ben felice di essere qui, in questo splendido luogo, ricco emblema della nostra non piccola storia. Qualcuno pensa che sia una piccola storia, in realtà è una grande storia e ricostruirla è molto importante. Un ringraziamento particolare, un nostro ringraziamento particolare va a Maria Antonietta Mongiu, a Francesco Muscolino, che con l'amministrazione di Cagliari hanno voluto dedicargli anche questa giornata del 2023, nel quadro dei dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Un ringraziamento altrettanto sincero va al direttore editoriale, al condirettore, direttore editoriale dell'Unione Sarda, Lorenzo Paolini, relatore di oggi, e all'intera Unione, soprattutto, anche e soprattutto per il ripetuto ricordo della figura di nostro padre. Ultimo l'articolo della giornalista Franca Rita Porco di qualche giorno fa, forse di ieri o di avantieri, alla quale siamo molto grati.
Giovanni Lilli, uno speciale collaboratore della terza pagina della Tribunale Sarda. Questo è il focus di oggi. È stato un lungo rapporto, ventennale più o meno, credo, fatto di contributi, relazioni, amicizie. Qui vogliamo ricordare anche noi Gianni Filippini, purtroppo recentemente scomparso. Del resto era profondamente nelle corde di nostro padre la passione e l'amore per la scrittura in tutte le sue forme. E pensiamo che la spinta anche verso il contributo alla stampa sia stata anche questa molto importante. Non era solo scrittura, diciamo, tecnica, scientifica o storica, anche la scrittura proprio giornalistica, che del resto è un aspetto molto importante della... E quindi questa è una spinta verso il mondo dell'informazione e della comunicazione. D'altra parte, un'altra spinta fondamentale cos'era? Era secondo noi l'esigenza di riportare e condividere le proprie esperienze, e molte erano le esperienze che in vari campi Babbo faceva, insomma, e amava riportarle, scriverne, e anche amava il dialogo su queste cose, quindi non soltanto la scrittura, ma anche l'intervista, ci sono tante di queste cose. Del resto, ecco, noi richiamiamo questo fatto con Caterina, legandolo, diciamo, alla sua partecipazione, diciamo, all'attività pubblicistica, i suoi rapporti, le sue relazioni con i quotidiani, non solo con le riviste. Lui stesso amava definirsi un militante della cultura, che è un'autodefinizione, ci pare, anche molto forte, molto impegnativa, che però pensiamo riflettesse in realtà una sua vocazione di fondo, una vocazione ad andare oltre, diciamo, la sua pur amata professione accademica. Cioè, era una persona, nostro padre, che non amava trincerarsi, cioè trincerarsi in una pratica della cultura aristocratica, e invece preferiva, viceversa, preferiva e coltivava una pratica, diciamo, della cultura anche radicalmente democratica, immergendosi a 360 gradi nella realtà sociale, culturale, nella realtà economica, nel dibattito, nelle lotte e anche dei conflitti a lui contemporanei. Era un uomo, era una persona, Babbo riusciva a mediare anche, si relazionava con tutti, però quando decideva, pensava che un qualcosa fosse negativo per la Sardegna, per i sardi, che fosse in fondo un rinnovarsi, diciamo, di una dimensione neocoloniale, e allora si batteva in un modo anche molto, molto feroce, a tutti i livelli, contro, insomma, non voglio semplificare, ma insomma questo è, ecco, la stampa ha avuto anche questo, il giornale è stato uno dei luoghi, non l'unico, in cui ha espresso questa sua personalità. Direi che ci fermiamo qui, perché insomma l'elemento di fondo che volevamo richiamare è questo, e anche ci scusiamo per aver rubato troppi minuti a ciò che poi verrà detto anche molto nel dettaglio, la ricostruzione del suo rapporto con l'opinione, con la terza pagina. Ringraziamo ancora tutti, ringraziamo gli organizzatori, il relatore. Arrivederci. Allora, va da sé che per un archeologo, vedo qui anche Giovanni Ugas, quello, il punto in cui noi siamo a 10 anni della sua morte, si chiama la prima superficie di strato che stiamo incontrando. Un tempo si scavava in maniera verticale, quindi quella stratigrafia valeva per tutto. Oggi questa cosa è stata superata e si lavora per unità stratigrafiche, una cosa molto complessa. Una specialista delle nostre teste come Maria Del Zompo ce ne potrebbe dire molte di cose sul modo in cui noi abbiamo di procedere in maniera binaria. Quindi immaginate che in questo momento, da questo momento in poi, noi stiamo iniziando uno scavo in cui alcuni comportamenti di Giovanni Lilliu sembrerebbero degli ossimori. Un uomo accademico, il massimo dell'accademica, dell'Accademia, c'è, cioè, un accademico dei Lincei, va e fa ciclostilati in giro ai tempi di Giovanni e li distribuisce pure. Ecco, io ho un ricordo ben preciso dei tempi sciagurati dell'anfiteatro di Tuviceddu, in cui senza una forza così potente sarebbe stato
o impossibili. Immaginatevi Lilli un consigliere regionale che pensa subito a editare i suoi scritti e noi nella dedicazione, iniziando lo scavo, perché questo sarà un lungo percorso dentro tutto ciò che ha fatto e ha scritto, hanno fatto bene Omar Chessa, il professor Omar Chessa e Antonello Soru insieme a Bacchisio Bandinu a dire che noi in effetti uno così non è che sia particolarmente replicabile. Per capire tutto quell'oltre di cui parlava Cecilia, verso cui si era spinto, si tratta a quel punto di rieditare questi articoli confrontando il contesto di quella pagina, come dicevo, il rapporto anche con Filippini e con tutta l'Unione Sarda. Qui ci sono alcuni esponenti autorevoli di quel giornale, ognuno potrebbe dire esattamente ed essere testimone della semplicità con cui questo avveniva, pur dicendo delle cose assolutamente radicali, e vedere contemporaneamente che cosa raccontava la politica nelle prime pagine, nelle prime due pagine di quella fase. Quindi questa essere, come dire, eterodosso, per non dire addirittura in alcuni momenti feroce. Cito una cosa: attualmente è uscito in Inghilterra un libro particolarmente importante e voluminoso sul rapporto che ha avuto Gramsci nella vicenda del dialogo di archeologia. L'abbiamo citato diverse volte in questa sede. Voglio ricordare il rapporto di Lilli con Bianchi Bandinelli, fondatore dei dialoghi di archeologia, e con il fatto che Giovanni Lilli chiamò due suoi allievi giovanissimi, la prima cattedra l'hanno avuta qui e sono Mario Torelli e Fausto Zevi. Mi auguro che Fausto Zevi ascolti e verrà a trovarci tra non molto. Mario Torelli purtroppo non c'è più e alcuni di noi vengono da questa scuola così prestigiosa. Allora, quanto noi verificheremo in questo scavo, quanto Gramsci, Lussu abbiano inerito nel pensiero azionista, direi, sempre fortemente mobilitante di Giovanni Lilli. Quindi con Lorenzo ne abbiamo molto parlato questi giorni, abbiamo parlato esattamente di tre argomenti da cui appunto ripartiremo. La sua scrittura di cui ha parlato Cecilia, questa scrittura di questi sardi, da Lilli, Lussu, Gramsci, questa scrittura... Mario Brigali ha questa scrittura così adamantina, così precisa, così, e ancora come lui si rapporta con la città, con la Sardegna, con il sistema che intorno lo amava molto, chissà se davvero lo riconosceva altrettanto nel suo pensiero che era la politica. Allora, usa così. Sì, invece sì. Salve a tutti, grazie molte. Si dice sempre in questi casi, sono molto contento di essere qui. Questo è una di quelle situazioni in cui io sono contento per davvero di essere qui. Per una serie di motivi, provo ad andare veloce, perché noi giornalisti dell'Unione Sarda, questo è un nome, diciamo, collettivo di cosa? Noi, corpo relazionale, qui ci sono dei colleghi molto amati dell'Unione Sarda, a Giovanni Lilli siamo in qualche modo debitori di un sacco di cose, però quella che mi interessa ora è di una condizione quasi di affetto. Mi ricordava una collega che è qui, Maria Paola Masala, che quando Giovanni Lilli smise di collaborare con Unione Sarda, Maria Paola un giorno in un'occasione pubblica andò a salutarlo manifestandogli il dolore. La contestualizzo un attimo, era un momento molto turbolento della vita dell'Unione Sarda, forse il più turbolento. In quell'occasione il professor Lilli le disse: ma io non vi ho lasciato soli, anzi, è un gesto di vicinanza il mio. Sono molto contento perché io di Lilli conoscevo soprattutto le cose legate ai suoi temi,
ai suoi temi da intellettuale, da archeologo, conoscevo pochissimo della sua capacità di scrittura da cronista. Io ho segnato alcune cose che, se avete tempo e voglia, vi leggerei dopo, perché non mi era ancora capitato di trovare un intellettuale, cioè chi fa per mestiere, professione di pensiero, che fosse capace di contestualizzare in un modo pazzesco, in un modo dettagliatissimo, con una serie di descrizioni che, se io da cronista fossi in grado di fare, avrei fatto un bel salto professionale. Sono contento perché parliamo di terza pagina, perché comunque è una zona in cui si esplicita la mia funzione, però è anche un argomento lontanissimo da noi oggi. Guardavo ieri quando è che si è spenta la terza pagina, grosso modo. Pensavo fosse 50 anni fa, in realtà è finita la terza pagina come istituzione alla fine degli anni 80. Il primo è stato La Stampa, ma poi Mieli ha cancellato. In teoria, creando una terza pagina allargata, cioè creando una sezione di cultura e spettacoli, che col tempo è diventata una sezione sostanzialmente di spettacoli, e comunque ha come struttura, come finalità, un aspetto molto diverso dalla terza pagina di allora. È una sezione di cultura in cui ci sono ancora tanti intellettuali che scrivono, ma il più delle volte scrivono al servizio di fatti. Le terze pagine, e poi le pagine anche della cultura che io sono andato a rivedere, sono pagine, anche viste nel contesto di quel giornale, sono pagine che oggi diremmo lunari, sono pagine di pensiero, dove si fa proprio esercizio di pensiero, è incredibilmente profetiche, perché poi tu ne segui, ci sono una serie di temi, Liliu ne pone tantissimi di questi, e sono temi che poi ritroveremo nella cronaca più palpitante. Ed era anche un posto, la terza pagina, ma Marinetta parlava di ossimori, un posto in cui accadevano delle cose bizzarre. Io ne ho segnalato una che mi ha particolarmente incuriosito. Scheviller ripubblica un libro di poesie di Francesco Masala, e l'Unione Sarda pubblica le riflessioni che erano state fatte dal professor Liliu in occasione della prima uscita. Utilizzerò una lente a contatto perché alcune cose sono difficilmente leggibili. C'è l'articolo del professor Liliu e c'è però prima un distico. In coda a questo distico l'Unione Sarda scrive, pubblichiamo ampi stralci di quelle riflessioni tradotte in italiano, perché le riflessioni erano in lingua sarda, tradotte in italiano laddove l'abuso della lingua sarda potrebbe creare nei lettori nient'altro che inutili punti interrogativi. Orbene. L'Unione Sarda sta pubblicando il professor Liliu e sta dicendo, vabbè, era in lingua, ma noi non la utilizziamo. Questo ha un aspetto, diciamo così, che ci perplime non poco, però è un segno di quello che accadeva. Ci sono una serie di altri fatti di questo genere. Una premessa di metodo. Io chiaramente ho letto gli articoli del professor Liliu da cronista, io sono un cronista e provo a raccontarveli da cronista. Sono partito proprio dalla cronaca, perché, vi dicevo, un intellettuale come Giovanni Liliu mi pare oggi assai difficilmente recuperabile. Non so immaginare che qualcuno sappia fare le cose che faceva il professor Liliu nel modo in cui lui le faceva. Poi vi leggerò delle cose sul Portocanale che sono straordinarie. Comunque, in ordine sparso, io vi vorrei dare degli esempi di cronaca. Tra l'altro, alcune di queste cronache, magari cambia il sostantivo, in questo caso si parla dell'elettrodotto dell'Enel nella giara di Siddi, ma potrebbe, se tu togli l'elettrodotto e metti qualche altra cosa, sono articoli che potrebbero essere pubblicati oggi con la stessa autenticità. Stiamo parlando della giara di Siddi, ne sta parlando il massimo degli archeologi.
Bene. La contestualizza in questo modo. I 18 nuraghi della piccola gela di Siddi sono messi a rischio dall'elettrodotto dell'Enel. Due piloni, 40 metri d'altezza, e il ricordo, perché lo dice lui, della cabina dell'Enel che si voleva piazzare davanti al nuraghe di Barumini, per cui lui fece una grandissima battaglia. Continua. 40 metri di altezza interrompono la linea dell'orizzonte. Io ho letto questo articolo e ho pensato a un sacco di altre cose, di cui leggo oggi. A quante linee dell'orizzonte si vorrebbero interrompere oggi con delle cose, gli elettrodotti li hanno fatti, si vorrebbero fare delle altre cose. Pagina 3 del 1994, martedì 12 aprile, uno degli ultimissimi articoli. Il professor Lelliu fa una apertura di cronaca, un'apertura noi diciamo per dire il pezzo che apre la pagina. Bene, è un'apertura di cronaca che è titolata Patacche e miliardi. Stiamo parlando di due mostre che erano in corso a... no. Cars 2 era quella precedente, queste sono due successive. Siamo a Ginevra e a Parigi nello stesso momento. Il Ministero della Cultura italiano è perplesso davanti a queste mostre, si fa mandare le foto delle opere e le manda al professor Lelliu chiedendogli di vedere se per caso non fossero simili a quelle di Cars 2. Lui... sono 43 pezzi in esposizione e lui rassicura il Ministero. Trattasi di patacche. 25 sono contraffatte, parentesi del professor Lelliu, il 55,3%, giusto per dire che la precisione non è, parla di trasgressione materica, formale e stilistica. Bene, ometto tutti i dettagli, ma è un articolo di cronaca che avrebbe potuto scrivere un cronista molto bravo, straordinariamente bravo, ma in cui sono rispettate tutte le regole della cronaca. Sta parlando il professor Lelliu. Scrive sotto tantissime rubriche sull'Unione Sarda in realtà, nel senso che scrive nella terza pagina, ma scrive sotto cose che si chiamano appunti per l'identità, la nostra storia, questo di cui vi vorrei leggere un piccolissimo estratto si chiama In viaggio con l'archeologo ed è una cosa che viene pubblicata tutti i fine settimana, diciamo una sorta di itinerario guidato, ma la guida è il massimo che possa capitare. Bene, questa mattinata a Villa Urbana di cui lui scrive è una mattinata un po' complessa. Lo faccio dire a lui perché lo dice in modo fantastico, parla proprio di una cosa avventurosa e scrive, dico avventurosa perché la crepitante e fumante campagnola che ci portava, mettendo a dura prova le nostre povere ossa pelviche, lungo l'erta di Framaiu, come nome appropriatissimo alla nostra vicenda escursionistica, soffriva il motore, si spegneva e poi si fermava con gran disappunto dell'uomo in divisa che peraltro sapientemente guidava l'infernale macchina, alla fine, con motu proprio e spinta dalla passione dell'archeologo, la macchina riprende il suo viaggio e si arriva sul luogo dell'escursione. Cioè, è una descrizione di cronaca che ha del miracoloso. Mi ha colpito moltissimo un pezzo che lui scrive su un libro appena uscito di Gianmario Selis. Siamo nel 1976. Il libro riguarda Sant'Elia, il quartiere di Sant'Elia che nasce. Si potevano dire tante cose. Lui parte da una descrizione, ditemi voi se è cronaca. Tra il 51 e il 56 nasce come fungo maligno il recinto del sobborgo di Sant'Elia, 512 appartamenti, tane, 475 milioni di lire di investimento, 409 famiglie, reddito di
1000 lire al giorno. Stato sociale, per le persone che ci abitano, da mantenuti del potere. Un qualcosa che sta a metà tra proletario e schiavo. Nessuna possibilità di vita comunitaria. 9 metri quadri a persona. Nella scuola, argomento scuola, che è il cuore. 23 classi normali. 3 classi speciali, 5 classi differenziali. Nell'opinione della gente bene, luogo di tarati e irrecuperabili etico-civili. Io li tralascio, ma lui li identifica, cioè gli autori delle definizioni, delle definizioni che lui cita nell'articolo del professor Il Diu hanno un nome e una funzione. Siamo dalle parti della cronaca di altissimo livello. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è la rubrica è materiale sull'identità, in cui ci sono decine di articoli, ma questo è un articolo un po' diverso, perché il racconto di una sua mattinata con, lui dice, i ragazzi della Lipu a Santa Gilla, nel senso che sta per nascere il Porto Canale. E lui evidentemente va lì e lo racconta. Lo racconta citando i gabbiani reali, le folaghe a boccette, gabbiani comuni, garzette e così a continuare, che stanno in una serie di isole che hanno un nome che lui cita, che spariranno. E a un certo punto, dando una lezione a me, perché io ho proprio colto una lezione personale da cronista, ricorda i dati del Porto Canale, che pare una banalità, ma una banalità non è. Sarà uno scavo di 2,5 chilometri, profondo 14, largo 100 e qualcosa. Cioè, sta dando una collocazione precisa in un articolo che nasce per essere una cronaca preoccupata, sta dando una collocazione precisa ai termini del problema. Cioè io, forse non lo sapevo, ancora oggi non sapevo quant'erano esattamente le dimensioni del Porto Canale, ma lui lo sta facendo. Siamo nel 1982. Okay. Un'altra cosa bellissima, secondo me, anche per la qualità della scrittura, è in una rubrica che si chiamava Taccuino, inizia con lui nel cortile di Saducchessa, un postaccio, un posto brutto, lo racconta come un posto squallido, e poi a un certo punto, dichiarando di entrare in campi che non sono i suoi, cioè dicendo io adesso faccio il semiologo, e da semiologo legge, cita le scritte che sono rimaste dal 77 sui muri e poi quello che lui trova in questo giorno. Siamo a novembre dell'80, ci sono passati 3 anni dal 77. Ricorda gli slogan polemici nella sinistra, lama o non lama, questo è il problema. Cita in modo come se fossero veramente le brutte cose dei simili slogan sull'identità, ma poi entra nella facoltà e va a leggere quello che c'è scritto in quel giorno nella bacheca. E ci sono delle cose fantastiche. Ricorda per esempio che c'è il corso di judo per apprendere le arti marziali giapponesi per un armonioso sviluppo fisico e mentale. Poi una pratica ginnastica dimagrante e rassodante. Poi c'è l'annuncio della signora che offre lezioni di chitarra. Bene, tutto questo, in questa contestualizzazione, è un racconto perfetto. Di che cosa? Di quanta acqua in soli 3 anni comunque passa sotto i ponti e che cosa era in quel momento? E io l'ho trovato bellissimo. Folk, che è un argomento frequentatissimo perché è utile a una serie di discussioni sull'identità. Al folk, il professor Liu
attribuisce grande importanza e si vede per una conservazione di quei caratteri tipici che contribuiscono tutti quanti insieme a fare un'idea di coscienza di popolo. Ma vorrei stare su un piano formale. Processione di San Giovanni a Fonni. Bene, nelle prime tre righe c'è scritto che Fonni è a 1000 metri sul livello del mare e ha 5.235 abitanti. Non si potrà dire che non la stiamo collocando in un certo posto della geografia. Parla della processione di San Giovanni e racconta soprattutto, metà dell'articolo è dedicata a questa focaccia. È una focaccia di 40-45 centimetri di diametro, 20 di spessore, una roba importante. Ci sono semola, miele, ricotta, mandorle e acqua di sorgente. È decorata con 250 uccelli disposti a cerchi concentrici verso 4 gallinelle che stanno intorno a un nido con 5 uccellini. Ce l'ha raccontata questa focaccia, eh? Cioè noi abbiamo un'idea. Lui dice è un classico dell'arte sarda effimera a carattere cerimoniale. Descrive i costumi come se fosse una cronaca di un giornale di moda. Cioè parla dei materiali, parla dei colori, parla delle lunghezze. Ecco, io non avevo mai letto una cronaca di una festa come quella che ho letto. Al di là delle... cioè, qui non sono in discussione, qui non parliamo delle sue competenze, parliamo proprio di come si può avere uno sguardo sul mondo che è illuminante, immagino anche per sé, ma per gli altri, per i decenni a venire, perché questo è uno sguardo illuminante oggi, io l'ho letta oggi e mi sono emozionato. Sempre folk, si parla di parricidio, lui cita una serie di storie che sono anche leggende, ma almeno in due casi, cita soprattutto il caso di Gairo, parla di Sababayeka, questa pietra che sta sotto il ponte sul rio Pardu, che era il posto dove a 70 anni, più o meno a 70 anni, genitore vicino all'attuale Gairo Vecchia, salutava i familiari, il figlio più grande, lo prendeva sotto braccio, arrivato sul ponte, lo buttava giù dal ponte. Ed era tutto assolutamente chiaro, finché, e qui dice, forse stiamo introducendo un elemento di leggenda, un figlio intenerito dal padre che chiede di fare una sosta, non nasconde il padre in una cantina, ma poi gli anziani del paese lo immagineranno e lo scopriranno, e questo fa sì che un rituale così impossibile oggi da pensare diventi invece una ripetizione teatrale, cioè resta il concetto senza l'azione. Ve ne vorrei far dono perché è bellissimo. Da cronista mi sono fermato su, era un accademico, dice la professoressa Mongiu, il massimo dell'accademia. Bene, c'è un articolo in prima pagina che riguarda l'università, la sua università, che è di una ferocia, di una leggera ferocia, perché il registro della leggera ferocia è proprio il suo, nel senso che è implacabile, ma è uno spietato garbato, se si può dire. Dice Liliu, voglio dire che nel lungo tempo l'Ateneo non ha avuto il proposito né la capacità di esternarsi nella società civile, confrontandosi, stimolando e muovendola apertamente. Rare le occasioni nelle quali i problemi dell'università siano stati pubblicamente manifestati e dibattuti. Questa passione di autoimprigionamento ha precluso anche l'aperto rapporto con le altre istituzioni, se non per solennità rituali. Salvo un recente incontro con la Regione Sarda per siglare un protocollo di cui aspettiamo ancora i frutti. Rapporti vi sono stati in realtà in passato tra singole strutture e singoli docenti, in modo assai vicino a quello corporativo e clientelare. Beh, insomma, lo scrive un professore universitario, insomma, è una roba. Racconta l'università
non con l'occhio, del massimo degli accademici, ma la guarda anche da studente, perché c'è un articolo del 90 in cui lui racconta, ma insomma, i movimenti studentesi dove sono andati nel frattempo? Cioè, perché noi continuiamo a stare in un'università in cui gli studenti siamo a progetto Ruberti in cottura, in cui gli studenti non sono assolutamente rappresentati negli organi dell'università? Beni culturali è un argomento che ovviamente è forse uno dei due argomenti fondamentali, ma è bellissimo come lui avvicini i lettori dell'Unione Sarda, che è un giornale generalista, che allora vendeva 100.000 copie, ma era un giornale generalista. Maria Paola, era un po' di tempo fa, volevo dire, è passato un paio d'annetti. E lo fa raccontando i beni culturali dal punto di vista dell'ultimo dei lettori dell'Unione Sarda. Cioè, adesso io ne ho uno davanti che è intitolato I beni culturali tra passato e presente, in cui si discetta anche di legislazione di tutela. Severissimo con la figura del sovrintendente. Parla di l'abito di un arcigno detentore del potere centrale. L'invito. Indossare un vestito conforme ai tempi della nuova società che non si lascia agire ma vuole agire partecipando. 2022 potrebbe anche essere funzionale anche oggi. Neocolonialismo. Beni culturali e neocolonialismo sono due concetti che ritornano sempre, perché il suo punto di vista è poi un punto di vista fortemente identitario, e la sua identità, che a me è parso nella lettura del giornale da cronista, il suo senso dell'identità mi è parso molto spesso assai poco condiviso anche dal giornale che lo ospita, cioè nel senso che c'è tanto altro poi sul giornale che va in una direzione tutta fatta diversa. Ma lui scrive: la valorizzazione dei beni culturali passa anzitutto per una valorizzazione delle regioni, una fase neocentralista vede la regione come mero strumento assistenziale. Siamo dalle parti di un neobonapartismo, una repubblica dell'antiautonomia. Questo consente di far entrare il tema della lingua, del bilinguismo, che poi fa parte di alcune centinaia di articoli. Il museo. Com'è questo museo che Giovanni Lillius si immagina? Ho letto un articolo che però non ho portato, che riguardava una sua un viaggio di lavoro a Orvieto, e poi torna da Orvieto e fa un confronto con la situazione tra il sistema museale di Orvieto e quello che c'è a Cagliari e in generale in Sardegna. È anche questo è un articolo di cronaca per certi versi, di una severità assoluta. Soprattutto contesta la struttura del museo sardo, che è ferma a alcuni decenni fa. Lui parla del museo ideale di Giovanni Lillio come una struttura diacronica e interdisciplinare, con spazi flessibili per mostre temporanee. 1982 questo. No secco al messaggio unidirezionale per soli specialisti. Invece, cito testuale, va scritto con gli oggetti esposti un messaggio per l'utente medio. Alta divulgazione
penso per esempio all'intelligenza inglese, linguaggio piano e adeguato al pubblico. Sulla cittadella sorvolo. Ed è bellissimo come, facendo poi una serie di discorsi sull'informatica che nasce, però in realtà un uomo così profondamente calato nella storia, nel passato, sia così profondamente proiettato verso il futuro. I siti online dei musei erano ancora da venire, internet doveva ancora c'era, ma non era nulla di conosciuto. E lui suggerisce ai musei di dotarsi di videodischi, che io non so, ma li conosciamo i videodischi, non so se poi siano diventati una dotazione. Prendi un po' d'acqua. Bisogna anche per chi ha vissuto tutto il percorso, come molti allievi di Lilliu sono qui presenti, dal 68 in poi, no? Il lavoro di Lilliu nel 68 e il fatto che in quel momento era in consiglio regionale, non vincendo un'elezione, ma sostituendo un signore che aveva deciso di andarsene, che voleva ritornare a fare il professore, perché si annoiava, come credo che sia annoiato molto Lilliu in quel contesto. Nel 71, quando lui, nel 74, perdonatemi, quando lui riprende la vita universitaria in realtà e inizia a collaborare scrivendo alcune cose interessanti sui modelli educativi, lì io credo che abbia presente se stesso da studente, che va fuori. Lui in assoluto, il primo studente che va fuori e che ritorna, ma non è che va fuori a Roma solo, lui la specializzazione vince appunto con un grandissimo maestro austriaco, quindi aveva una formazione internazionale, un cervello di ritorno diremmo noi, semplificando, fa il funzionario di soprintendenza, in quel momento a Cagliari comunque arriva Bianchi Bandinelli per l'appunto Pallottino, Gennaro Pesce che viene rispedito a Cagliari, quindi diciamo che quando lui poi ragionerà lì a seguire, lui entra all'università, la Regione Sardegna finanzia quella cattedra, lui vede rispetto alla dialettica con l'esterno di universitari che avevamo da fuori e sostanzialmente evitavano endogamie familiste, di gruppo, abigiatari e tutto quello che poi lui dirà. Poi questa cosa è iniziata a non essere più possibile e lui vede una sorta di regressione. Lui la vede anche nella formazione di una regione che usa l'autonomia, dirà, me l'ha ricordata la commissaria stamattina dell'ISRE, come bancomat. La usa l'università, gli intellettuali, gli scrittori, la lingua, eccetera. Lui dice questo e dice un'altra cosa interessante su cui insomma, ti inviterei anche a riflettere. Lui vede improvvisamente queste strutture che dovrebbero essere autonome e fortemente indipendenti come facenti parte di un arcipelago di enti locali, piuttosto che agire l'autonomia che hanno, mi riferisco all'università, magari alle autonomie scolastiche, perché c'è una forma di corruzione che lui vede quando dice: che senso hanno mostre, spettacoli, gare poetiche, cosiddette espressioni popolari, quando la cittadella di museo in quelle condizioni, il museo in quelle condizioni, quando i luoghi veri della formazione sono così in disastro, compresa la biblioteca di lettere e magistero. Cioè, in effetti, lui interpella in questi articoli, in queste cose che ha citato, se c'è davvero una classe dirigente. Non pone, questo è il punto. Cioè, non è che quelle persone che sono qui non sono. Chi devi cercare come responsabile? Che, in questa scrittura, come Italo Calvino, che aveva pure lui una madre sarda, come dire, precisa, trasferendo dalla lingua sarda, come dice spesso Lilliu, una precisione da scienziato, chimico o fisico. Oggi
Il problema è oggi, perché tutti i temi che affronta, dal paesaggio, le paleoliche, l'idea che se fai una funicolare da Castello non so dove, chissà, forse qualcuno verrà, o se porti Grazia Deledda da Doha, forse quelli di Doha arrivano a non lo so. Tutto questo, come viene raccontato secondo te oggi? Perché i capitoli sono quelli, cioè Cagliari, lui vede, citando Aquilino Cannas, un lavoro del 71, quando ancora funzionava la cimenteria, e c'è, dobbiamo a Pillonca il fatto che ci abbia fatto vedere al museo esattamente un piccolo video di Lili nel 67, una rarità, e parla da Tuvigeddu in mezzo alla distruzione che sta accadendo. E il giardinetto tipo Mediterraneo in questo momento non è peggior distruzione di quella delle ruspe allora? Ecco. Sì. Sì. Lo riprendo. Il tema della classe dirigente è esattamente il tema centrale, perché poi alla fine il tema della classe dirigente lo puoi declinare in tanti modi, i campi sono i suoi, ma sono anche in tanti articoli. Lui lo dice: sto entrando in un campo che non è il mio, ma è il mio. E chiama in causa, devo dire, il più delle volte chiama in causa la mancata consapevolezza di sé, in estrema sintesi. Perché quando tu racconti di un'autonomia che in teoria hai, perché c'è la legge, c'è la Costituzione, perché c'è tutto, e ciononostante questa riempiamola di contenuti, misericordia, tutta la Costituzione deve essere agita nei contenuti della tua pratica di responsabilità, non è così? Sì. Perché questo dice: adesso riempiamo di contenuti cosa? 1976, elezioni per il Parlamento europeo. Bisogna andare a un'Europa non di nazioni, ma a un'Europa di regioni, di nazionalità, perché in un'Europa di nazionalità la Sardegna, dice di Dio, ha pieno diritto di essere. Europa di nazionalità e di culture, occorre consapevolezza federalista, eppure perdurano non poche venature nazionalistiche e il rito risorgimentale della patria una e sola. E anche qui stiamo parlando di pienamente di classe dirigente, anzi è il momento della scelta di una classe dirigente europea che non esisteva fino a quel momento, ripeto, stiamo parlando del 1976. La lingua, sì, la lingua ho conservato un po' di cose. Alcune proprio in questa perché la bellezza della rilettura degli articoli di Giovanni Liliu insieme all'intero giornale racconta appunto che c'è un articolo bellissimo. Una lingua, tre ragioni, tre buoni motivi perché la lingua sarda debba essere salvaguardata. Educa al plurilinguismo, è un inalienabile strumento di comunicazione, proprio la comunicazione popolare, perché il tema della comunicazione di tutti, del popolo, è centrale, perché altrimenti Giovanni Liliu avrebbe, come dire, una comunicazione tra pari, è forse più semplice, ma molto meno utile, perché io l'avrei trovato, cioè l'avremmo letto con un altro spirito. Invece sono tutti gli articoli, chiaramente alcuni hanno dei riferimenti storici precisi, ma tutti gli articoli li potremmo rileggere oggi pensando: e che bravo questo signore, cioè che cose importanti che dice. Il tema di nazionalità e popolo è un tema che si ripete moltissimo, ma c'è un altro articolo, qui siamo nella fase finale della collaborazione con l'Unione, c'era una bellissima vignetta di Puzzolu a Corredo. Il titolo dell'articolo era Il grande vuoto, 1993, siamo proprio a mani pulite, e lui parla, quando ancora non era del tutto chiaro quello verso cui stavamo andando
molto con gran velocità. Parla di crisi della politica e di crisi dei partiti e cita un movimento giustizialista che si è arrogato la funzione di redimere attraverso una supposta palingenesi la Repubblica. Un'operazione salutare in uno stile da Sant'Uffizio. Una crisi nazionale. Indica una via d'uscita, non c'è nulla di totalmente pessimistico in cui non ci sia una via d'uscita. Questa è un'altra delle grandi cose di Dio. Cioè c'è una parte propositiva che è straordinaria. Lui dice il pluralismo di valori ha una sola strada, coincidere con il pluralismo etnico, etico del paese Italia. È una cosa in quel contesto io trovo rivoluzionaria. Mi piace ricordarvi una cosa che ho trovato bellissima. Deve essere stato pubblicato qualche giorno prima, 30 dicembre 1983, un articolo sui progressi dell'informatica. La rubrica è materiali per l'identità. Lui dice, Giorgio Pisano, che era evidentemente quello che aveva scritto l'articolo, molto caro collega, molto caro amico, aveva scritto un articolo sui computer che avanzavano. Dice, più di 1000 computer, un giro d'affari di 5 miliardi di lire l'anno, tanti clienti, un nuovo modo di vivere, così lo definisce Pisano. E lui ci riflette intorno al tema dei computer. Non lo spaventa mica. Perché la chiusa di questo articolo è, al di là di una riflessione su, c'è una nuova filosofia mistica che dice che attraverso schemi logico-semantici, programmazione, razionalizzazione, tu puoi in realtà mettere su un controllo sociale in un modo differente da come si faceva prima. Ma dice, i computer a noi mica ci fanno paura, perché la scienza del computer sarà sempre unita al trasporto lirico, magico-mistico, dell'intelligenza immaginifica e creativa. Cioè è uno sguardo sul futuro che ha del profetico, lo ridico, è dell'83. Cioè era tutto da venire. Tu mi dirai che dobbiamo andare verso... Perché io ho un articolo di cui vorrei leggere delle cose prima che tu possa... che è il più bello di quelli che io ho letto. Mi avrebbe fatto piacere donarvelo, perché chi non lo ricorda è il 30 maggio 1982. Stiamo parlando di una rubrica che si chiamava Le letture della domenica, una quantità di righe che oggi sarebbe improponibile, una cosa di, non lo so, quante migliaia di battute. Sì, una pagina intera che si intitola Come ho scoperto Barumini. Insomma, il programma è... Ma è un articolo concepito come un romanzo di formazione, come a me ha ricordato, non c'entra assolutamente nulla, ma mi ha ricordato una novella di Stephen King, da cui è stato fatto un libro, quella The Body, il corpo, di questi ragazzini che trovano un corpo. È un tempo sospeso. Lui dice, io non ho succhiato il latte archeologico dai miei. Fa un discorso meraviglioso sugli intellettuali inurbati che ritrovano le radici per sopravvivere, non per fare una cortesia, perché serve per sopravvivere. E poi ricorda in particolare un episodio, la festa di Twili, la festa di... Siamo a luglio, è la festa del fuoco, Sant'Antonio. È l'unico giorno in cui noi ragazzini possiamo uscire e rientrare tardi, anziché alle 20 di sera. E c'è questa collina che è sulla nostra strada. Però io non voglio
dire null'altro che quello che c'è scritto. Ma la nostra vera festa era al ritorno, la notte, che una volta tanto c'era consentita fuori dal rigido rientro delle 8 di sera, e il night lo offriva proprio la collina incantata del Nuraghe, sotto la luna, con la compagnia di quanto celava nel suo antico grembo. Da un'armonica passata di bocca in bocca, da un vecchio mandolino, da una chitarra trasparente nella sua scatola, alternate a canti, uscivano le note di La Spagnola, Stramilano, Signorina Pallida e Balocchi e Profumi, e altro di un repertorio di musica leggera, si può immaginare come alterato e deviato nei passaggi dal continente a Cagliari e da Cagliari a Barumini. E a dire della più fine espressione linguistica, al più spregevole dialetto, sdraiati sull'alto della collina. In nessuno di noi entrava il sospetto che essa era una cosa somigliante ad altro. Suoni cessati, e racconta i suoni di questi ragazzini che in qualche modo si intersecano con le voci della collina che lui conosceva, perché raccontava in un altro passaggio che in questa collina c'era un pozzo dove lui si calava per prendere le civette con gli altri ragazzi. È un pezzo di letteratura straordinario. Dopo che l'ho letto, io ho avuto una grande... Quando ti avvicini in modo molto pudico alle cose molto grandi, per cui dice come lo saprò raccontare. Infatti non l'ho raccontato, ve l'ho letto. Ecco, se ci fossero oggi tanti articoli sul giornale di questo tenore in generale, secondo me gli intellettuali farebbero un servizio vero a quei lettori che sono diventati un po' meno, ma che io confido guardano ancora alla voce di chi fa esercizio del pensiero ragionato, come a una guida. Perlomeno io ho sentito e mi sono molto emozionato. Allora, ringraziamo molto Lorenzo Paolini anche per questa chiusa di un racconto tra una persona e un luogo. A me ha ricordato immediatamente le stesse parole che ha usato in un programma del Terzo, Remo Bodei, quando raccontava come a Tuficeddu loro facevano le prove, come dire, bambini di forza, calandosi nelle tombe in cui potevano calare e poi facendo rumori, queste note, e che ricorda un po', se insomma non fosse eccessivo il confronto, nel film di Salvatore Mereu, quando quei bambini si stendono e guardano il cielo, è come se prendessero coscienza. Quindi c'è nella cultura sarda questo racconto, questa narrazione dei primordi, no? Del modo in cui si scopre il mondo e poi tutto si tiene, e anche del fatto che questi intellettuali che abbiamo citato nelle differenze comunque insegnano anche, per quanto riguarda Cagliari, che Cagliari tutto tiene questi racconti preurbani, li inserisce in questa, che c'è un lì urbano molto, che non è soltanto questa scrittura così raffinata, così europea, così letteraria, anche perché, voglio dire, lui rivendica costantemente il ruolo, e lo ribadisco, che i salesiani hanno avuto nella sua formazione letteraria. Bisogna anche ricordarselo, che viene da una formazione che oggi forse non è così illustre e così compatta, forse bisogna anche naturalmente ritornarci. Ecco. Il nostro proposito, ve lo diciamo con Lorenzo, è quello di cercare, se ne saremo capaci, di rieditare questi lavori, come ad esempio è stato fatto, nessuno si sconvolga di quelli che ci stanno ascoltando, di questo azzardo che sto per dirvi, ma il pensiero di Gramsci, come l'abbiamo maturato? Da dove viene? Ha scritto tomi, tomo primo, tomo secondo, o ha scritto
molti articoli di giornale, ad esempio 700 nuovi articoli, sono stati attribuiti mai firmati. Anche lui aveva l'Unione come punto di partenza, insomma, questa Unione Sarda, come altri giornali sardi, come sono dei luoghi di una grande formazione intellettuale, di comunità. Forse ogni tanto, no, gli attori di questa formazione se lo dimenticano, ma è un grande intellettuale collettivo, lo è sempre stato, è così Mario Paolo, non è che... Allora, quando noi pensiamo a un pensiero di un gigante del mondo, quale è diventato Gramsci, dice, come sono appunti che scrive in carcere, sono lettere che scrive ai suoi familiari, sono articoli di giornale, ma non è articoli sul Corriere della Sera o su Le Monde, sono foglie a volte. Ecco, un intellettuale engagé davvero come Lili, un intellettuale che si è formato esattamente sull'idea sia gramsciana, senza ancora aver letto Gramsci, quindi c'è un sostrato che dobbiamo indagare per capire da dove venga questa grande intelligenza delle cose. E quindi lui dice materiali per l'identità, non come se fosse un passato, come se fosse il futuro che dobbiamo costruire. Ecco, questo è noi quello che vorremmo fare. Come museo, peraltro, siamo un luogo di educazione. A quanti dicono, ma che caspita c'entra quello che stanno facendo tutto questo gruppo con questo museo autonomo, con l'archeologia? Questo è quello che a volte si sente dire, uno si spaventa, dice, ma questo, dove si è formato costui che insegna magari Maria del Zompo Cara nell'università? Dove si è formato? Ha letto qualcuna di queste cose? Perché non avendo più grandi maestri, qui essendo diventate tutte facoltà endogamiche, vogliamo, o alcune più di altre, ecco, bisogna riprendere questo percorso nel nome di questi grandi pensatori che la Sardegna ha avuto. Non sono immaginette, sono carne viva, discorsi vitali, discorsi generativi di futuro. Ecco, perché per questo noi stiamo facendo tutto questo. Grazie. Chi volesse intervenire, abbiamo 10 minuti a disposizione. No, chi sei? Non vedo da qui, non vediamo da qui. Dite il vostro nome per cortesia. Che... Sono Giovanni Onano, buonasera. Complimenti intanto per l'idea che avete avuto. Ecco, tutto questo che lei ci ha raccontato in parte, succinta, potrebbe essere l'occasione nella pagina Spettacolo e Cultura, magari una volta alla settimana, infilarci un articoletto. Ecco, non sarebbe, sarebbe un riconoscimento a questo personaggio giovanile che ho avuto la fortuna anche di conoscere benissimo, perché io sono il nipote di Cavaliere Vittorio Aneta, che fu il primo scopritore di Nuraghi a Ruvio. E col povero Giovanni Liliu ogni tanto si scontravano. E lui lo voleva anche come docente, a mio nonno ricordo, solo che era un po' anziano e anche modesto. No, preferisco starmene ad Ruvio. Grazie. Anche il Cavaliere Aneta era un grandissimo personaggio che forse Orroli dovrebbe recuperare e ricordare, no, perché se c'è la Rubio è grazie al Cavaliere Aneta. Io ho lungamente interloquito col signore, lui mi aveva mandato tanto materiale. Ed è vero, ed è proprio vero. La dottoressa Mongio ha colto. Avremo modo di fare una chiacchierata, perché io ho molto materiale, ma tanto, tanto, perché mio nonno ha scritto tanto anche lui. Sì. Io non vedo perché ce l'ho sbagliato chiaro. Maria Paola. No. Ok. Allora, Maria del Zompo, coraggio. Aspetti, porta nel microfono. Intanto complimenti. Io non mi sono annoiata, non so voi,
perché quando non ci sono le diapositive, non ci sono, io mi preoccupo, no? Perché dico oddio, invece no, è stato anche perché l'argomento si prestava. Io devo riconoscere che ho una conoscenza ancora limitata di Giovanni Liliu, per cui il mio mondo era un altro mondo ed era uno dei motivi per cui sono venuta oggi, e perciò mi farebbe piacere anche avere l'opportunità di leggerli, questi articoli, in qualche modo, perché la storia è fondamentale per ciascuno di noi. Purtroppo molti non ci credono più, però la storia è maestra di vita, ed è quel qualcosa sulla quale dovrebbe basare il futuro prossimo e il futuro successivo. Io volevo anche dire che c'è un problema, tu l'hai detto prima quando hai detto i giornali, adesso un po' meno lettori, no? Perché il giornale ha una funzione importante, una funzione di diffusione, certo delle notizie, ci mancherebbe altro, ma una funzione anche culturale importante, ed è una funzione che dovrebbe mantenere e rinverdire ulteriormente, proprio perché riesce ad arrivare in tanti punti dove altre realtà e altre istituzioni fanno fatica ad arrivare. E il contributo di quelli che tu hai chiamato e che si chiamano accademici, il fatto di avere delle persone che possono comunque raccontare quello che sanno, come mai è importante quello che sanno, perché quello che sanno può essere fondamentale per la conoscenza, per lo sviluppo della specie umana, per la crescita di un territorio. Ce ne sono tante di persone di questo genere che potrebbero contribuire a rinfocolare un po' e a ridare un po' di entusiasmo a chi scrive, ma anche di piacevolezza a chi legge, la possibilità di un dibattito, di un approfondimento. E purtroppo, per fortuna, internet, e qui io voglio anche il tuo parere, un po' sì, ci aiuta, no? Perché possiamo entrare. Però io credo che il giornale aiuti a impedire le fake news, aiuti ad approfondire. L'esempio che tu hai fatto di Liliu mi pare sia emblematico, no? Di approfondire degli argomenti in maniera divulgativa, comprensibile, ma con l'accuratezza e l'eticità di chi ha la conoscenza e la vuole diffondere senza inganni, senza secondi fini, senza altre cose in testa, ecco. Per cui in questo, perciò, la funzione del giornale, la funzione del passato del giornale, per cui riprendere delle figure, perché come quella di Giovanni Liliu, e provare a fare anche dei discorsi che aiutino a riprendere il filo di un discorso, di approfondimento di chi siamo, del perché vogliamo fare certe cose e del come mai una regione dove siamo in 1.400.000 persone non riusciamo ad avere quel benessere sociale, economico, avendo tante personalità che potrebbero essere in grado invece di fare della Sardegna una regione ricca, non solo dal punto di vista dei fondi o dei soldi, ma anche ricca di cultura e di piacevolezza. Per cui funzione del rapporto giornale e, diciamo, cultura, uomini e donne che fanno scienza o che fanno cultura. Posso dire una cosa? Questo in realtà era il discorso che con Maria Del Zompo facevamo prima che iniziasse questa chiacchierata, perché Maria Del Zompo è una di quelle che hanno scritto per il nostro giornale, ma in realtà quello che tu dici secondo me interroga soprattutto gli intellettuali, gli scienziati, gli accademici, cioè il concetto di fondo che io ho letto in tutti gli articoli di Liliu era uno spirito di servizio, un autentico spirito di servizio rispetto alla causa di chi mi legge. Chiamiamo in causa gli intellettuali, cioè si mettono al servizio di chi ci legge. Poi sui giornali il discorso si fa un po' lungo e perfino spinoso, però insomma è un discorso che vede
più attori, chi ti legge, il giornale che lo pubblica, ma soprattutto il tuo pensiero. Maria Antonietta Mongiu è una persona che mette il suo pensiero al servizio di chi legge. Tu sei una persona che mette il suo pensiero, anche se con molta parsimonia, come io ti rimprovero talvolta, però io credo che insomma, chiunque sia portatore di pensiero dovrebbe riapprocciare in un modo di servizio, par brutto, ma è proprio così. Liliu ha capito anche la crisi, Maria, della cosiddetta accademia. È interessante leggere i suoi interventi in consiglio regionale, si chiamano interventi di mezza legislatura, credo che bisognerebbe rieditarli, cioè io penso che lui bisogna rieditarlo, esattamente, citavo Gramsci, perché un pensiero diventa egemone poi? Se tu inizi a prendere senza avere condizionamenti etnocentrici o di posizionamenti, dirà adesso lo rianalizziamo e ripubblichiamo, rieditiamo, eccetera. Lui aveva capito che c'era esattamente la sindrome abigiataria che tanto alligna in noi, l'aveva già detto Salvatore Satta, l'avevano già detto già in tanti. L'aveva detto Michelangelo Pira, di cui Liliu era anche molto amico, perché bisogna vedere Antonello Satta, bisogna vedere anche il contesto suo di riferimento. La invenzione dell'ISRE è una delle cose geniali di Giovanni Liliu, e il fatto che se uno vede tutto ciò che lui ha fatto fondandoli, poi diventandone anche presidente, ce l'ha raccontato anche Antonello Soro l'altro giorno, che era sindaco di Nuoro in quel momento, e vede adesso le beghe per vedere chi devi mettere nel CDA, allora è inutile che tu chieda al giornale, devi chiedere esattamente in giro, perché il giornale non è il giornale o qualsiasi, non è che la punta di un iceberg di una cosa. Allora il tema è le funzioni ufficiali come sono agite, corrispondono effettivamente in questo momento ai ruoli ufficiali, perdono, corrispondono effettivamente a una funzione sociale. Dov'è Gillo Dorfles a Cagliari in questo momento, Annan Fossi, tutti quelli che abbiamo incrociato? Ci sono o non ci sono? Io credo di no, perché c'è proprio questa cosa che dice io ho un ruolo, sì, ma stai agendo una funzione che è una funzione sociale oppure no? Sei rintanato dentro, quindi hai fatto un passo indietro. Ecco, questo è il dibattito d'ora in avanti. Allora, il Museo di Cagliari, diventato autonomo come gli Uffizi, come l'Accademia di Brera, apre porte e finestre, seguendo un'espressione che lui ha detto quando si è battuto perché si costituisse esattamente quel museo. Ma è possibile che in un museo nazionale, poi in alcune parti di quel museo nazionale, entrassero 6.000 persone che non paghi neanche mezzo custode? Cioè, il tema è, allora, né ovunque tu sia o sei dentro una dimensione sociale, altrimenti non sei così. Le didascalie bisogna sostituirle, stiamo rifacendo la Pinacoteca, bisogna esattamente mettersi in discussione. Sì, allora le persone, quando molti dei nostri studenti, che grazie all'associazione degli amici dei musei stiamo richiamando quelli che si stanno specializzando fuori o si sono specializzati fuori, a dirci cosa stanno facendo fuori, ed è possibile, no? Che possano rientrare effettivamente, anziché dire facciamoli rientrare. No, rientrano se ci sono le condizioni, ma se tu gli dai 500 euro al mese, ti dico stai dove sei. Cosa ci fanno? Quindi significa esattamente, in questo è un momento decisivo. Ecco, ci dobbiamo chiedere tutti se stiamo facendo quello che è necessario. Io non lo chiedo a te, lo chiedo a me e lo faccio, cerco di farlo. È un io plurale, naturalmente sto parlando a nome di un'istituzione. E così Liliu, Giovanni Liliu, questo personaggio gigantesco secondo me, e alcuni di noi sono riconoscenti alla Divina Provvidenza che l'hanno anche incrociato e che ha determinato molto della loro vita, a dirle grazie a Dio, è questo per cui Lorenzo Paolini, nella sua intelligenza in questi giorni, rileggendosi queste robe qui, che ha diritto, non è neanche semplice organizzare tutto questo, i tempi sono, non è semplice perché devi chiedere alle persone, lì lavoriamo su questo, lavora con noi, cerchiamo di, adesso, ecco,
con umiltà, ma non con modestia. Con umiltà, ma mai con modestia. Se abbiamo finito, adesso ce ne andiamo, dopo questa messa, no, siamo in un luogo sacro, e la prossima settimana ci sarà Gianluca Lioni, che fa parte anche del nostro CDA, che è un giornalista, uno scrittore, e parla di due isole, nell'isola che sono proprio insularità, che sono Maddalena e Caprera, oltre Garibaldi, naturalmente. Il 20, cioè il giorno successivo di venerdì, siamo invece all'ex Regio Museo, nella Sala Grande, che tra un po' dedicheremo anche quella, e parleremo delle mille grazie possibili, dedicate a Grazia Deledda, un po' capovolgendo anche su questa povera donna, sguardi, luoghi comuni, cose inadeguate, sprechi di denari, di comitati e quant'altro. Buona serata.